lo so spiegare. Io dico sempre, mi sento diversa dall'interno. E a volte con mio marito dico, non so come dirtelo, ma io fin da subito mi sono sentita disintossicata. Ad oggi, quindi dopo 5 mesi, sono 11 kg e mezzo, ho scoperto un nuovo pianeta, veramente. Ma quello che è impressionante è che mi è cambiato proprio il modo di organizzarmi la giornata. Cioè, il farmi da mangiare per me sola, dicevo, è una perdita di tempo. Io preferisco pulire, riassettare. Adesso c'è il tempo, me lo prendo il tempo. E perché? Perché ho visto che funziona, che è quello che devo fare. Ho avuto i riscontri positivissimi, per cui, tra virgolette, la fatica, se vogliamo così dire, che poi fatica non è, è solo un'abitudine, un programmarsi, è sempre stato supportato da un riscontro oggettivo. Voglio dire, mi sentivo pesante. La differenza qual è stata? Io ho sentito fin dai primi chili che ho perso la leggerezza nel camminare lungo i corridoi e la corsia del reparto. Dicevo, mamma mia, sono una libellula. Io con questo sistema alimentare ho scoperto delle cose impensabili, delle combinazioni alimentari che per me erano totalmente sconosciute. Francamente io in passato non ho mai fatto nulla, nessun tipo di dieta, nessun percorso alimentare, nulla, perché non ne ho mai avuto bisogno. Addirittura io sono sempre stato un sottopeso. Per cui, cosa è successo a un certo punto nella mia vita? Ho iniziato a sentirmi male, proprio male fisicamente, dalle tachicardia, alla testa pesante, ho iniziato ad aumentare di peso, mancanza di respiro, una serie di problematiche che non riuscivo a dare risposta. Di fondo ho scoperto di essere un'ipertesa, quindi pressione alta con picchi molto importanti, anche 2,10, 2,20 ho avuto, 120, 130 di minimo, cioè da infarto proprio. Un mal di testa potenti, spossatezza, stanchezza, nervosismo. Mi alzavo già al mattino già stanca, ma stanchissima, zero forza, zero niente. Tono dell'umore sempre basso. Le giornate passavano così, finivano, iniziavano sempre uguali e sempre difficoltose. Tra l'altro io faccio un lavoro molto impegnativo anche da un punto di vista emotivo-psicologico. Sono un operatore sociosanitario e lavoro su un reparto di malati con demenza e disturbi del comportamento, Alzheimer, per cui coinvolgimento allo stato puro e anche un certo impegno a livello fisico. Molte volte sono dovuto lasciare il lavoro da male stavo e quindi rientrare a casa. Una piccola insufficienza lieve moderata a due valvole cardiache, c'è una familiarità di patologie cardiache alle spalle molto importanti e questo è stato un primo impatto. Di pari passo, fra i vari accertamenti, scopro di avere una tiroidite di Hashimoto, ovvero una malattia autoimmune infiammatoria cronica. I capelli, avevo iniziato a perdere anche i capelli. Io che ho sempre avuto una testa da leone, lo stesso mio parrucchiere aveva notato che c'era il capello, era diverso, non strutturato, perché la patologia autoimmune, la tiroidite nel modo specifico, comporta anche proprio un cambiamento a livello di pelle, capelli, unghie, cioè va proprio a destabilizzare, a minare proprio il tessuto proprio in toto, insomma. Prima di arrivare alle assunzioni di farmaci ci è voluto quei 6, 7, 8 mesi un po' di studio, tra virgolette, che ha poi comunque confermato la patologia, quindi una diagnosi vera e propria. Si inizia con l'assunzione di farmaci quotidiana. La situazione era abbastanza sotto controllo, meno tachicardia, la pressione comunque sempre altalenante, tanto era alta quanto poi bassa, soprattutto nell'ultimo periodo. Novembre, dicembre e gennaio sono stati dei mesi pazzeschi a livello proprio di ipertensione, da trovarmi a 160-170 senza terapia, bisogno trovarmi con 90-60, cioè da impazzire, da star proprio male fisicamente, e costante aumento di peso, gonfia proprio, la testa sempre pesante. Al che parlo con mio marito e gli dico, senti,
ma c'è qualcosa che non va. Io continuo a mangiare sempre le stesse robe, però qua sto lievitando come un, proprio un panettone, mi dava l'impressione, soprattutto zona fianchi, pancia, viso, collo, insomma, sto lievitando. Se vado avanti di questo passo, io a fine d'anno ho 80 kg, tra l'altro ho anche una patologia vertebrale, lombo sacrale, un schiacciamento vertebrale, protusioni, ernie, peso non si deve mettere. E ho detto, qua devo fare qualcosa. A me non interessa una semplice dieta, io non mi devo mettere a dieta, devo imparare, perché secondo me sbaglio qualcosa o mangio qualcosa che non va, non so, sbaglio, c'è qualcosa che non va, non è il discorso togli questo, metti l'altro, eccetera, c'è qualcosa che non va. Premetto che sono sempre stata sregolata negli orari, cioè colazione mai fatta, se non solo in albergo, periodo delle vacanze, allora sì, pane, burro, marmellata, eccetera, ma se no a casa, latte e caffè, punto, basta. Non avevo tempo, cioè non sentivo di non avere tempo, non mi sono mai presa tempo per mangiare, per farmi da mangiare. La ciliegina sulla torta è stata che mio marito si è trasferito per il lavoro 5 giorni alla settimana su un'altra regione, è fatta. Cioè io dal lunedì al venerdì non mangiavo, mi facevo da mangiare, non vedevo il senso del farmi da mangiare, sporcare le padelle da sola, ma chi me lo fa fare? Aprivo il frigo, il formaggio, la cioccolata, gli affettati, splendido. Però questo ho capito che era completamente sbagliato. Come sono arrivata ai nutrizionisti? Per caso, cioè ho portato mio marito a fare una visita oculistica e c'era un bel tabellone fuori con scritto nutrizionisti.bio. Qua forse fa per me. Mi sono collegata al sito, ho letto un po', deciso e partita. Ho chiamato e sono partita. Quando mi è stata diagnosticata la patologia autoimmune, la tiroidite di Hashimoto, non mi è stato dato nessun consiglio. Cioè, i consigli sono stati questi, più che consigli delle tracce da seguire, ovvero 6-8 mesi rifare gli esami ormonali per vedere se il dosaggio della terapia sostitutiva è ancora nel range o deve essere modificata, una ecografia ogni 12-18 mesi, punto. Mi è stato chiesto, ho notato la pelle più secca, i capelli cadono, aumento di peso, io sì. Punto, basta. Cos'è successo? Che nel frattempo, incuriosita, sono andata a leggere da sola che cos'è la tiroidite di Hashimoto, scoprendo dalle cause, i sintomi, la cura, le terapie, l'alimentazione. E lì ho scoperto che, per esempio, tutta la famiglia dei cavoli, cavoletti, cavolfiori, cosa che per dire in autunno e inverno io andavo alla grande, anche come verdura di stagione, c'era quella, prendevo quella e tra l'altro mi piace. E ho scoperto appunto che questa appartiene a una famiglia che non va assolutamente bene per le patologie autoimmune. E ho detto, ma scusa un attimo, quante altre roba sto mangiando che non va bene per questa cosa? Quindi io prendo farmaco, magari continuo ad aumentare il dosaggio del farmaco, ma di pari passo continuo a mangiare delle cose, e quali non lo so, perché nessuno mi ha detto cosa, che vanno ad inficiare il lavoro della terapia. Quindi sono su un circolo vizioso. È per questo che uno dei miei tre obiettivi era questo, cioè perdita di peso, il controllo della pressione, il discorso di capire cosa va bene, cosa non va bene per la gestione della patologia autoimmune e quindi di conseguenza una educazione alimentare tarata sulle mie due patologie di base, che comunque sono croniche, per cui devo gestirle vita naturale durante. Questo è stato il mio focus, il mio obiettivo, ed è per quello che, anche se ho avuto qualche momento di non di sconforto, ma difficile, che ci sta, penso proprio che ci stia, mi ha dato la forza di andare avanti.
perché ho visto i risultati, li ho sentiti proprio, li ho sentiti dall'interno proprio, la testa è più leggera, non ho più avuto mal di testa, la pressione ogni giorno sempre un po' più bassa e adesso posso dire che si mantiene dentro i limiti normali. Il più delle volte al mattino non prendo il farmaco per la pressione, perché è già tendente non al basso, ma comunque dentro su limiti più che normali, per cui non vado a prendere un farmaco che mi abbassa una pressione che è già buona. All'inizio, come primo obiettivo, come primo step, data da tutte le misurazioni fatte dal dottore, altezza eccetera eccetera, l'obiettivo era 60 kg. Il dottore mi ha detto: il tuo peso ideale è 60 kg, ed era quello che pensavo anch'io. Passa un po' di tempo, pochissimo penso, raggiungo il primo obiettivo di 60 kg, mangiando comunque sazietà, voglio dire, quello che è impressionante, e non sgarrando mai, neanche al periodo delle frittelle. Poi ho pensato al discorso della schiena. Ho parlato col dottore, ho detto: senta, ok, abbiamo raggiunto questo primo obiettivo di 60 kg, potrei anche fermarmi qua, nel senso, obiettivo raggiunto, mi sento bene, sto bene, però mi sono dimenticata il discorso, la patologia scheletrica, l'ernia e la protusione. Se fosse possibile, non dico tanto, ma un altro chilo e mezzo, due, secondo me troverei giovamento anche per questo discorso. Meno peso carico in quella zona, meglio sto. Per cui il dottore mi ha suggerito un altro tipo di percorso. Beh, questo, ricordo, non è stato molto semplice questo. Ho fatto 20 giorni un po' duretti. Nel senso, non ho patito la fame assolutamente, ma la difficoltà qual è stata? Avere oggi lo stesso menù di domani con un unico alimento per pasto. Non dico di aver avuto la tentazione di mollare, no, perché sapevo che era un momento, un percorso che dovevo fare per arrivare a questo secondo obiettivo, che è arrivato, e quindi siamo rientrati ad avere più scelta, più movimento nella scelta delle pietanze eccetera. Il mio peso iniziale, se non ricordo male, era 66 kg, mi sembra. Le garantisco che io li sentivo tutte, mi sentivo proprio gonfia, pesante. Riprendendo il discorso del lavoro, io faccio molta strada, sono sempre in piedi, cammino molto, vado avanti indietro, però mi sentivo pesante. Quindi io sono partita da 66 kg ad oggi, quindi dopo 5 mesi sono 11 kg e mezzo, tutto in 5 mesi e qualcosa, per cui per un peso ora attualmente di 54 kg e 400 grammi. Diversi centimetri di vita. L'armadio non è stato rinnovato, l'armadio, ma sono state rispolverati dei vecchi capi che non mettevo da sicuramente 2-3 estati, quindi massima soddisfazione. Per il primo mese sentivo di dover seguire ferramente proprio, no? Delle regole, e quindi io mi sono buttata a seguire tutte le indicazioni che mi dava il dottore. Per esempio anche zenzero, bibita lo zenzero, allora mi togli il succo di frutta, mi togli la bevanda zuccherata, niente questo, niente quello, niente latte, niente orzo, ma cosa bevo io? Acqua e zenzero, acqua e zenzero, mamma mia, ho scoperto, non sapevo neanche dove trovarlo al supermercato, glielo giuro, non sapevo dove trovarlo, l'ho trovato, ho letto su internet come fare queste bevande, quanto lasciar bollire, come fare eccetera, e ho scoperto che mi piace. Io con questo sistema alimentare ho scoperto delle cose impensabili, delle combinazioni alimentari che per me erano totalmente sconosciute. Questo me lo conferma anche il marito: il pesce col finocchio, ci abbiamo mai pensato? È buonissimo, per esempio, col tutto che il finocchio non rientra nelle mie preferenze, però adesso lo mangio perché soprattutto so che mi fa bene. Quindi sicuramente non ne mangerò una quantità industriale, su questo inutile negarlo, se una cosa preferisci dell'altro, voglio dire, ti limiti nella quantità, è ok, però lo mangio. Io prima non certe cose non le affrontavo proprio assolutamente. Io adesso mi faccio da mangiare, faccio la spesa con cognizione di causa, scelgo,
prendo sempre l'alimento fresco, so, faccio delle scelte più oculate, tarate su di me, e già questo è fantastico secondo me. E poi gli orari, il fare colazione, io non... sinceramente è una grossa novità, cioè il cucinarmi le omelette, la frittata, oh, mamma mia, non lo facevo mai. E quindi cosa succedeva? Che io al lavoro ripiegavo su quelle sostanze, su tutte quelle combinazioni alimentari che per me non vanno bene, quindi il formaggio, l'affettato, latte, l'orzo, perché ho scoperto che devo un po' stare attenta anche con col glutine, per esempio, una novità. Il fatto di non mettere il sale, effettivamente si sente il sapore naturale della pietanza, ed effettivamente non serve, perché l'alimento ha già il suo sale naturale. Il pesce, la platessa senza sale, l'adoro, con la foglia d'alloro, un filo di peperoncino, oppure qualche volta ci metto lo zenzero sopra, eccetera, mamma mia, è fantastica. Pensavo di non farcela nel non usare sale, per dire, la mano non mi cade nel baratro del sale, da subito, impressionante. Io salavo prima di assaggiare. Partivo dal presupposto che ci doveva andare il sale, e là non l'ho più usato. E quello che è pazzesco è che il sabato e domenica, quando rientra il mio marito, anche lui mangia tutto senza sale. E dice, si fa bene, si può fare, e francamente io quando riparto al lunedì mi sento bene. Avevo dei grossi dubbi sulle quantità, io non è che ero una mangiona. Cosa vuol dire essere, mangiare finché sazio, mi basta poco? E quindi ho avuto difficoltà il primo tempo perché cucinavo in una maniera esagerata, cioè riempivo i piatti perché avevo il terrore di rimanere, tra virgolette, a stomaco vuoto. Quindi fra un pasto e l'altro cosa faccio? I spuntini non li posso fare, no? Come prima. Per cui cosa faccio? Sì che mangiavo, il frigo era pieno di avanzi. Non... Adesso sto anche imparando e mi sto tarando sulla mia capacità. Cosa vuol dire per me essere sazio? Per cui su di me sto tarando cosa vuol dire i 100 grammi di pasta piuttosto che due nodini di vitello. Prima ne mangiavo uno, per dire, adesso me ne vogliono due, col suo bel contorno. So appostissima e leggera allo stesso tempo. Un altro bel sistema in questo percorso è l'applicazione. Anche se all'inizio, io che non sono molto pratica di queste cose, computer eccetera, sono andata un po' in panico, nel senso che ho detto, mamma mia, io non so, farò sicuramente dei pasticci tremendi, e invece no, è molto semplice ed è comoda. Anche il fatto di registrare i dati della pressione, al peso, sono cose che poi ti saltano subito all'occhio, quindi è un buon sistema, pratico. Ti trovi anche al supermercato, a me è successo di aver dimenticato la lista, non ricordarmi cosa avevo in programma, aprire l'applicazione e dire, ah sì, domani ho in programma questo o l'altro. Cioè, a me è servito anche in caso così di emergenza, diciamo. Sì. Ad oggi, quando mi guardo allo specchio, penso intanto di aver fatto la scelta giusta, e di aver fatto una scelta giusta, importante per me stessa. Oggi chi vedo allo specchio? Vedo la Luisella fisicamente di qualche anno fa. Mi guardo e mi sento bene. Ho sempre avuto quella sensazione di essermi liberata da dentro di qualcosa che mi scorreva dentro, che mi stava ostruendo. Questa è la mia sensazione. Non le posso neanche dire rinunce, ma neanche sacrifici. È un percorso di vita diverso, ed è mosso dalla consapevolezza che quello che stai facendo è buono, e dal riscontro che è oggettivo, che ti senti bene, stai bene. E questo lo vede anche chi ti sta di fronte, perché una cosa che mi dice sempre mio marito, io fin da subito mi sono sentita bene, quasi disintossicata. Ho visto. Più voglia di fare, meno stanca, più propositiva. Le giornate sono un po' diverse, sicuramente diverse. Prima alzarsi al mattino già stanca, oddio, può succedere anche adesso. Però è diverso, la sensazione è completamente diversa.